lombardi, veneti e marchigiani, toscani e piemontesi, umbri e napoletani, toscani e piemontesi, umbri e napoletani. Oggi noi siamo tutti fascisti ed italiani, e canta e canta non ti stancar, che più cantante ci vai campare. Dall'alto Campidoglio qui sempre gloria ride, trommareggiare di fiamme e di camice fide, trommareggiare di fiamme e di camice fide, con l'occhio all'orizzonte c'è il duce che sorride, canta e canta non ti stancar, che più contenti ci vai canta, e canta e canta non ti stancar. Al termine di questa ardente e solare giornata, quindi giornata fascista, voi non vi attendete certamente un discorso politico nel senso oramai tradizionale della parola. Bravo, ma come parlo bene, bravo, bravo, le cose che sostiene con chiarezza e abilità son la pura verità. Bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, ma come parla bene. Le cose che ho sentite io non le voglio dire, son cose da morire, di colpo là per là. Non so come si possa parlare a tanta gente così continuamente e senza aver pietà. Lui paci! Sulle bandiere, sui gagliardetti e sulle fiamme dei fascisti, delle città che si specchiano sul mare, deve essere inciso a caratteri di scatola che vivere non è necessario, ma che è necessario navigare. Bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, le cose che sostiene con la sua profondità son la pura verità. Bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, ma come parla bene. Aprile 1945. La resistenza è vittoriosa su tutti i fronti. L'esercito tedesco si ritira disordinatamente. Il fascismo è in agonia. Le città del nord sono liberate. I poteri assunti dai comitati di liberazione. Aprile, Mussolini ha lasciato precipitosamente Milano. Ore 7. Le prime pattuglie partigiane perlustrano le vie della città. I cittadini fraternizzano con i partigiani. Ore 9.
c'è ancora incertezza e confusione. Reparti fascisti sbandati sostano a Piazza della Scala. Milano, ore 17. I partigiani hanno creato posti di blocco e controllano la città. Ore 18. Vengono occupate le caserme mentre arrivano le colonne partigiane dell'Oltrepò Pavese. Como, ore 4:30 del 26 aprile. Mussolini lascia la prefettura di Como. L'autoblinda in cui ha preso posto insieme ai suoi gerarchi si dirige verso l'Alto Lago, scortata da un'autocolonna tedesca. Musso, ore 12 del 27 aprile. Partigiani della 52esima Brigata Garibaldi bloccano la colonna di automezzi che trasporta Mussolini e i suoi gerarchi in Valtellina. La strada viene sbarrata, l'autoblinda si ferma. Cominciano lunghe trattative. Ore 16, Mussolini lascia l'autoblinda e si rifugia su un camion tedesco travestito da soldato germanico. L'autoblinda coi gerarchi tenta un dietrofront per fuggire, ma viene messa fuori combattimento dal fuoco partigiano. Si concludono le trattative tra partigiani e tedeschi. I gerarchi sono arrestati, i tedeschi possono proseguire, ma in un camion seminascosto sotto un cappotto tedesco viene riconosciuto Mussolini e arrestato. Dongo, 27 aprile. Dalle 16:30, ora della cattura, alle 18:30, Mussolini viene trattenuto nel municipio in una stanza a Pianterreno. Giulino di Mezzegra, ore 5 del 28 aprile. Mussolini e la Petacci vengono condotti nella casa della famiglia De Maria. Ore 16 dello stesso giorno. Mussolini viene prelevato insieme alla Petacci dalla stanza da letto in cui ha trascorso le ultime ore. Da casa De Maria si allontanano in macchina. Dopo poco vengono fatti scendere. Ancora pochi passi a piedi. Ore 16:10. Mussolini e la Petacci vengono giustiziati davanti il cancello di Villa Belmonte. Dongo, 28 aprile. Sul lungo lago di fronte al municipio vengono fucilati i gerarchi arrestati insieme a Mussolini. Piazzale Loreto, ore 10 del 29 aprile 1945. La folla accorre a vedere le salme di Mussolini e dei gerarchi fascisti. Ore 12. I cadaveri vengono issati su un traliccio di ferro, affinché siano visibili a tutta la folla che riempie la piazza.